Contro la crisi da sovraindebitamento, il Comune di Gela istituirà nei prossimi giorni, nell'area del SUAP, uno sportello con la consulenza gratuita di un team di esperti commercialisti e avvocati. È quanto deciso ieri pomeriggio al termine dell'incontro che si è svolto in municipio. Il sindaco Domenico Messinese ha sottoscritto una convenzione con Loredana Raneri, presidente della Società di Servizi di Tutela Legale e Finanziaria Presidium, la quale ha sottolineato l'obiettivo di voler diffondere una nuova cultura contro la crisi. L'intesa prevede l'istituzione di un front office di sostegno e tutela per imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti o semplici consumatori sulla base della legge del 2012 per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. Approfittiamo della possibilità che ci viene dato dalla legge dello Stato, ma soprattutto dalla buona volontà di persone attive nel territorio, che consentiranno di poter aprire questo sportello di supporto a tutti i cittadini che si trovano in difficoltà. Un modo per chi è che si trova in una situazione sicuramente di disagio economico, dove si può trovare una via di uscita che per superare un momento difficile in cui magari si vanno a trovare, considerando il momento contingente economico difficile della nostra città. Gela area di crisi complessa, Gela area di crisi del lavoro, Gela area di crisi delle prospettive, un duro lavoro ci attende per superare tutte queste problematiche. E questi sono degli strumenti che al momento ci consentono di poter dare delle risposte immediate, ma sicuramente il futuro di Gela deve partire con il rilancio dell'economia, con il rilancio della progettualità, con il rilancio delle potenzialità del nostro territorio. Questo è un nostro obiettivo primario, stiamo lavorando per poter finalmente parlare di futuro industriale, futuro dell'agricoltura, futuro del turismo, futuro dell'economia su un territorio che per troppi anni invece ha parlato solamente di dismissioni, di smantellamento, di decommissioning. Quindi dobbiamo invertire il modo di vedere il nostro futuro e attualmente questo è uno strumento che ci consentirà di poter fare questo passaggio. Il rapporto con la società Presidium è nato lo scorso mese di febbraio in occasione di un convegno su crisi finanziaria e possibile via d'uscita promosso anche dalle associazioni di categoria a Gela. Noi cerchiamo di venire incontro a tutti coloro i quali si trovano in situazioni da monitorare per quanto riguarda i debiti e uscire appunto dalla crisi personale e gestire meglio tutto quello che è il mondo bancario, tributario, situazioni debitorie di vario genere.